pagina. Originario dell'Irpinia, c'era anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi ad Avellino per l'evento in memoria dell'ex capo della polizia Antonio Manganelli. L'inviato Rino Genovese. La cosa che mi rimane accanto tutti i giorni è proprio il sorriso di mio marito, che è stata la sua chiave di lettura sia umana che professionale. Nelle parole della moglie il ricordo dell'uomo, del poliziotto gentiluomo, in sala nella manifestazione organizzata dall'Associazione dei Funzionari di Polizia, anche i ragazzi del liceo Colletta, il suo liceo. Sullo schermo la storia del super poliziotto, immagini come questa, lui giovanissimo che entra nell'aula bunker di Palermo per accompagnare il pentito Tommaso Buscetta. A 10 anni dalla sua scomparsa, nella sua Avellino, il ricordo di Antonio Manganelli, prefetto, capo della polizia, super investigatore, un uomo, un poliziotto, un capo, è scritto sui manifesti. Era capo della polizia in carica quando un male incurabile lo strappò dall'affetto dei suoi cari, dei suoi ragazzi, così definiva i poliziotti. Adesso l'ordine pubblico è un'altra cosa, c'è un approccio in primo luogo, prima ancora che operativo, culturale, completamente diverso. E a mio avviso questo è dovuto a un grande poliziotto, ma prima ancora di un grande poliziotto, a un uomo intelligente e di grandissimo spessore culturale. Giovanni Falcone di lui disse: faceva indagini perfette. Questa sua grande capacità tecnica, no, nelle attività investigative, l'ha lasciato in una produzione anche letteraria, diciamo così, delle pubblicazioni con cui ha il carattere scientifico, con cui ha spiegato, ha lasciato ai posteri quelle che sono le tecniche di investigazione. E al prefetto Manganelli intitolato il nuovo centro sportivo Flipper di Avellino, affidato alle Fiamme Oro della Polizia di Stato.